Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti oppure bentornati sul canale Tandem. Un saluto da Stefano. Un saluto da Gabriele. Visto che oggi siamo a corto di idee, a corto di scatole, a corto di una serie di cose, anche di sole, perché oggi piove. Oggi mancano tante cose. Tante cose, quindi abbiamo deciso di fare un video sui nostri 5 Funko Pop Asia preferiti. Esatto, perché Asia. Questo? Perché molti di voi ci chiedono privatamente tramite la pagina Facebook o il nostro profilo Instagram quali sono i pop da acquistare di questa collezione Asia, che è una collezione che vede non tantissimi personaggi e la maggior parte sono semi sconosciuti. Sconosciuti completamente. Infatti i miei 5 che ho scelto li ho scelti esclusivamente in base all'impatto estetico, perché proprio non so chi siano. Forse uno sì, uno. Allora, questo per quanto riguarda appunto Gabriele, lui ha scelto dal punto di vista estetico. Io ne ho scelti un paio dal punto di vista estetico, mentre gli altri 3 sono esclusivamente rivolti a coloro che, per dire, vorrebbero fare un investimento. Okay, ho capito. In questo caso. Hai tagliato la barba? Ho tagliato la barba, sembro più brutto, più bello. No, sei diverso. C'era qualcosa di strano. Va bene ragazzi, possiamo cominciare con questa classifica di 5 pop a testa provenienti dalla collezione Asia. Devo dire che ci saranno alcune sorpresine, perché in questo caso abbiamo scelto dei pop veramente interessanti. Esattamente, il mio primo che ho scelto è questa sottospecie di vecchio Barbagianni samurai incazzato che sembra quello di Kill Bill. Bravo, grazie. O quello di Dai la cera, togli la cera, insomma il maestro quello lì. Stiamo parlando della serie Shaolin Legends e lui bello è questo. White Brow Priest. Allora, questo ragazzi è veramente bello, hai fatto un'ottima scelta, perché questa è la classica figura iconica. La classica figura iconica del monaco Shaolin. Adesso Shaolin vado ad aprire. Ciao belli, il ciao. Stavamo dicendo che questo pop che ha scelto Gabriele è veramente la figura iconica del monaco Shaolin. Shaolin è molto bello, molto incazzoso, poi è messo. E sicuramente è una delle figure che rappresenta di più questa collezione Asia. Bravo. Sì, ma chi hai scelto tu? Vediamo. No, voglio che prima fai tutte te. Tutte le mie? Sì, tutte. Va bene, così io poi guardo le tue, perché non ce l'ho sul telefono. Il secondo che ho scelto fa veramente schifo e l'ho scelto semplicemente perché mi ricorda uno di quei pipistrelli che mi si schianta sul balcone d'estate. E quindi qui abbiamo dalla collezione. Questo è veramente brutto. Legends Creatures. Sì, praticamente creature, leggende, mitiche, eccetera. Ed è questo schifo che si chiama Oswong. Sì, che sembra un nome più una divinità, sai, tipo nordiche. Fa veramente cagare comunque. Cioè questo ragazzi è inquietante. Però l'ho scelto proprio perché fa schifo. Poi tra l'altro è pure floccato questo. Ed è floccato di pelo di pipistrello vero. Non so se avete mai preso in mano un pipistrello. Io sì, sembrano dei piccoli cani. Come hai preso in mano un pipistrello? L'anno scorso a luglio improvvisamente è andato a fare un freddo bestia. Pensavo che facevi l'allevamento. No, e c'erano un sacco di pipistrellini. Allora l'ho preso in mano. A parte quando apre le ali che sembra veramente Batman, o Batman sembra veramente lui. Però questa faccia da cane con le zampe, con le manine, cioè le sì, fanno un po' impressione. Impressione come fa impressione questo personaggio, che tra l'altro ha questa lingua lunghissima. Sì, veramente una cosa oscena. Esatto, quindi scrivete nei commenti se per caso avete anche voi questo personaggio, perché io ero intenzionato a comprarlo, però è veramente inquietante, e quindi tenerlo lì nella collezione non sembrava il caso. No, beh, dico la verità che mi ha sempre attirato, questo personaggio, però allora, hai già visto? Sì, questo qua era uno di quelli che avevo messo lì per comprarlo, nel senso, sai, nel carrello, famoso carrello, eccetera. Ma allora vado pure avanti. Qui questa è già più nota come saga. Sì, questo l'abbiamo già visto in qualche box. Astro Boy, abbiamo dottor Ochanomizu. Beh, allora, Ochanomizu. Che è la versione povera di Doc di Ritorno al Futuro. È porno. Ochanomizu, che fa parte appunto della collezione Asia dedicata ad Astro Boy. Ma guarda che strano bollino. Questo è Toy Tokyo. Perché praticamente è questa catena che vende un po' come se fosse Walmart in America, sì, eccetera. I capelli sul disegno sembrano delle mozzarelle. Sembra una mozzarella di bufala. Sì. Che tra l'altro, se non sbaglio, dovrei avere il dottor Ochanomizu da qualche parte, forse è lì sotto, ma non mi ricordo più, perché qua ce ne sono talmente tanti che ogni tanto appunto qualcheduno viene dimenticato. In bagno, tipo chiudi. Viene dimenticato da qualche parte. Vado avanti? Io vedo quello che hai scelto, e questo ragazzi è veramente bello. Fa veramente schifo. E no, qui stiamo parlando di, c'è scritto una cosa che non capisco, Ultraman. Comunque abbiamo Kanegon ed è una sorta di personaggio di Star Wars dei poveri, perché gli assomiglia. Esatto, bravo. E ha, come dicevi tu prima, sì, guarda, una cerniera al posto della bocca. Guarda,
assomiglia tantissimo all'Admiral Akbar. No, ma di più a lui, a Jar Jar Binks. Ah, anche, sì, diciamo che è un mix tra l'ammiraglio Akbar e Jar Jar Binks. E tra l'altro Jar Jar Binks, non me ne vogliono gli estimatori di Star Wars, eccetera, ma è uno dei personaggi più scandalosi della serie. La faccia veramente cagare. Comunque questo Canegon sembra un costume in realtà, perché guarda, sembra proprio un uomo dentro un costume. Esatto, si sembra la sua faccia da ostrica con questa apertura, un eccetera. Uomo di merda. E tu hai nominato Ultraman perché Ultraman perché tra l'altro Ultraman fa parte anche dei 5 pop che dopo vi mostreremo. Comunque vabbè, non era uno spoiler, ma era giusto per collegarmi. Per collegarsi andiamo avanti. L'ultimo che ho scelto viene appunto da Hopping Ghost. Questo viene dall'oltretomba. Questo dall'oltretomba The Jude. Abbiamo il giudice che fa parte degli zombie. Bellissimo comunque. Apro parentesi su questo personaggio perché questo è d'oro. Personaggio che era in versione normale lo avevamo fatto vedere qualche anno fa in un unboxing di venditori di AliExpress. AliExpress. E molti di voi ci chiedono ancora oggi, dopo 2 anni che il video è stato messo online, quali sono questi venditori? Non ci sono più, sono scomparsi. Perché non erano è una scusa per non farvi. Non c'è, ha cambiato nome. Ed erano probabilmente due venditori che vendevano prodotti originali. Hanno detto: ma perché noi dobbiamo vendere prodotti originali su AliExpress quando tutti gli altri li vendono fasulli? Infatti adesso li vendono tarocchi. No, non lo so. E infatti non ci sono più. Quindi molto belle le tue scelte. Complimenti. Grazie, tocca a te. Tocca a me. Vado a vedere le tue anche da qua. Guarda, mi tiro fuori quelle che sono le mie scelte, anche perché le ho messe in un'altra cartella del telefono. Allora, la prima scelta, ragazzi, parte da un personaggio che fa parte di una collezione che si chiama Momotaro, che non so assolutamente cosa sia. Cos'è, un criceto? E lui, il personaggio, si chiama Oni. Mm-hmm. Il personaggio Oni, che è questo sorta di cavernicolo mostro con... Ma pensa se diventa mega. In che senso? Megoglioni! Ah! Stavo cercando di... il nesso, scusate, vabbè. E praticamente questa sorta di cavernicolo con questa clava ferrata, il suo gonnellino tigrato. E ragazzi, scrivete nei commenti se sapete il personaggio in sé cosa rappresenta, perché io sinceramente non lo so, l'ho scelto in questo caso per l'estetica. Mm-hmm. Invece il secondo personaggio l'ho scelto esclusivamente per un discorso di investimento. Mm-hmm. O meglio, molti di voi ci chiedono quali pop comprare, in questo caso quali comprare dalla collezione Asia. In questo caso abbiamo la versione di Stan Lee in versione praticamente guerriero sì, con l'armatura o il costume rosso. In realtà è un pigiama. E in questo caso, perché come forma di investimento, perché purtroppo è mancato il creatore di tantissimi personaggi di supereroi, in questo caso appunto stiamo parlando di Stan Lee, e in questo caso è ancora più raro perché è stato prodotto per questa convention asiatica in questa versione con questo costume. Bello, bello. Quindi se volete per caso acquistare un prodotto a livello appunto di investimento, questo secondo me poteva essere una buona scelta, una soluzione interessante. Poi un altro personaggio che secondo me è molto molto interessante da acquistare in previsione futura di risalite di prezzo o di salite di prezzo è Terracotta Po. E tra l'altro arriva dal lungometraggio della Disney, anzi Pixar forse era, Pixar Disney. Non ne ho idea, non mi Kung ricordo. Kung Fu Panda praticamente, sì, penso che sia della Pixar. E allora Kung Fu. No, sai che forse è della DreamWorks? Sì, infatti è della DreamWorks. Sì, c'è scritto. Esatto, c'è scritto sulla scatola. Non so come mai ero convinto che fosse della Pixar. Che bombe sono. E non so, perché ogni quel lungometraggio ormai animato è della Pixar. Più o meno, che c'è la lampada che salta. E quindi in questo caso Kung Fu Panda è stato un grandissimo successo, e però questa è una versione esclusiva per l'Asia. Quindi Terracotta Po con e in questo caso con il suo costume è fatto appunto di terracotta. Molto molto bello il personaggio e quindi molto interessante. Poi c'è un colpo di tosse? Cosa vuol dire c'è un colpo di tosse? Leggilo come se dovessi tossire. Ah, tosse. Vabbè, chiudiamo. Allora, attenzione, perché questo invece è un personaggio... È un personaggio che mi ha veramente incuriosito dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista della quotazione. Stiamo parlando di chi? Tosakan! Di Tosakan, che arriva direttamente dalla collezione,
ovviamente Asia, però creature leggendarie e mitiche. Penso che sia una divinità thailandese. Si va a malare gli avversari. Sì, aveva questo superpotere che quando si avvicinava gli altri cazzo tubercolosi. E in questo caso molto bella questa versione con la sua faccia colorata di rosa e sfumature di azzurro. Sembra quasi una divinità maya. Non lo so, invece è una divinità thailandese, se non sbaglio. Sì, insomma, non c'entra un cazzo con i maya. Comunque vabbè, avete capito. No, beh, però è vero, sono con questi colori sgargianti qualcosa di maya. La faccia un po' quadrata anche, vabbè. E attenzione, per finire, visto che si parlava di pop che si potrebbero rivalutare in un prossimo futuro, questo è il padre dei Power Rangers. Però è veramente uno sfigato da vedere così. Sì. Perché vi dico che è il padre dei Power Rangers? Perché lui è Ultraman, questa serie TV giapponese che è andata in onda verso la fine degli anni 70 e prevedeva appunto questa costruzione degli episodi in stile che poi appunto hanno adottato anche i Power Rangers, quindi personaggi umani che combattevano contro mostri che erano interpretati a loro volta da umani con questi costumoni. Quindi la cagata. Però all'epoca aveva fatto tantissimo successo, quindi Ultraman da acquistare se vi piace il personaggio, anche in previsione di rivalutazioni appunto future, che tra l'altro fa il paio con il tuo personaggio. Esattamente. Con Ostricone. Ostricone, è arrivato di nuovo il Corriere, quindi ci vediamo dopo il flashone bianco. Allora ragazzi, questa era la nostra decina di personaggi provenienti dalla collezione Asia. E scrivete nei commenti cosa ne pensate, soprattutto se li avete. Se li avete in primis, in secondis, se non ne abbiamo citati qualcuno, come ovviamente è, che vi piace, scrivetelo nei commenti. In tertius siamo arrivati al momento dei saluti. E saluto. Quindi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Continuate a seguirci, mettete un like al video, attivate la campanella perché fa figo dirlo. Detto questo, un saluto da Gabriele e un saluto da Stefano. Ciao.